Vai! Gianni, abbiamo detto ieri questo sdoppiamento. Quindi... Sì, c'è la necessità oggi di classificare, identificare in modo netto quello che è il prodotto biologico, il prodotto naturale, con il prodotto convenzionale, perché abbiamo notato che il consumatore ha la necessità di capire la convenienza di un prodotto, la qualità di un prodotto. Quindi chi sceglie la convenienza continuerà a frequentare la convenienza estrema, perché anche qui nel biologico c'è la convenienza. Continuerà a frequentare l'hard discount che è in via Nazionale 20, che continuerà ad essere sempre più fornito di prodotti biologici, di prodotti economici. Meno biologico adesso. Mentre in questo negozio dove ci troviamo adesso, che stiamo inaugurando, avremo questa possibilità di spaziare in prodotti ecosostenibili, biologici, che fanno bene sia all'uomo che alla terra. Ecco, vedo che tu ti sei rivolto particolarmente a molte ditte, diciamo, però più calabresi. Sì, c'è la Calabria bella, la Calabria buona che funziona, e ci sono prodotti nazionali, perché noi dobbiamo essere anche consapevoli che nelle altre regioni ci sono ottimi prodotti, e noi cerchiamo di stimolare anche i nostri produttori calabresi a verificare, a capire come anche a livello di packaging, anche a livello di presentazione, un prodotto possa varcare anche i mercati nazionali. Siamo un punto di riferimento per i produttori calabresi, e quindi in questo negozio troveranno spazio le eccellenze calabresi anche. Ecco, io ho fatto un giro, ho visto ovviamente i reparti per quanto riguarda gli articoli da mangiare, ma mi sono soffermato qui un pochettino perché vedo particolarmente i prodotti per la persona, più che altro. Cosa c'è di particolare in questi prodotti? Sono prodotti naturalmente con un INCI molto qualitativo, che è l'indice praticamente di qualità del prodotto stesso, quindi chi ha problemi di allergia, chi ha problemi di allergeni, in questi prodotti può avere la certezza di non avere prodotti artificiali, ma sono tutti prodotti fatti dal naturale, quindi prodotti di grande qualità che fanno bene anche diciamo alla pelle, a chi ha problematiche legate naturalmente, appunto, come dicevamo prima, alle allergie. Ecco, queste tinte per capelli si trovano solo nei negozi specializzati come erboristerie importanti nelle grandi città. Oggi abbiamo la possibilità di vederle anche a Montepaone e in Calabria. Ecco, quindi dicevamo, allora, reparti per la casa, reparti per la persona, reparti per l'alimentazione. Dimmi, ecco. Anche una banalissima carta igienica. Sì. Questa è una carta igienica praticamente che non è sbiancata col cloro, perché una delle parti più delicate è la parte intima della persona. E spesso abbiamo delle micro lacerazioni che prendono tutto quello che c'è, che va a contaminare quella parte. Quindi la carta igienica, se non è una carta igienica di qualità, potrebbe portare anche delle problematiche di allergie. Tante volte non ci dobbiamo meravigliare se arrivano delle problematiche anche da prodotti banali come appunto la carta igienica, la carta cucina, vedete, tutta da cellulosa vergine, non sbiancata con cloro, quindi specificata, ma il prezzo è assolutamente abbordabile. 2,95, un bel rotolo grande con 100 strappi veri, quindi non ci sono, perché sappiamo, io vivo nel commercio da 40 anni e se vuoi fare un prodotto economico basta che l'anima, questa parte interna, la fai più larga e tu hai sempre un contenitore grande, però alla fine con 30 giri hai finito già il prodotto. Ecco, stavo dicendo che non hai fatto banchi alimentari, perché tutto, in pratica si trova già tutto quanto preparato e confezionato. L'unica distribuzione che ho visto è quel settore lì dove ci stiamo rivolgendo adesso, che c'è la carne. Sì, la carne per me è un fattore importante, che sia una filiera assolutamente certificata e controllata, anche perché stiamo parlando di carne senza utilizzo di ormoni, senza utilizzo di antibiotici.
quindi non è una carne allevata di fretta, ma sono animali che comunque hanno pascolato, hanno visto la luce, quindi hanno avuto il loro ciclo di benessere comunque, anche se bestie da macello, non sono state costrette in luoghi assolutamente in batteria, come si dice. Anche i polli sono polli ruspanti che sono liberi, e c'è tutta una certificazione dove il consumatore poi va sul sito dell'azienda e trova l'azienda agricola che ha fatto quel tipo di pollo piuttosto che quel vitello dove è cresciuto, dove è stato macellato. E a fianco alla carne per l'alimentazione abbiamo la zona frutta. Ecco, questi finocchi ci tengo tanto a specificare da dove arrivano. Questi arrivano da Isola Capo Rizzuto, dall'azienda di Don Ciotti, è un'azienda che praticamente produce in biologico oramai da 20 anni, e producono finocchi, cooperative Terre Ioniche si chiama, producono finocchi, producono grano, producono lenticchie. Ora vi faccio vedere poi le lenticchie di questa azienda agricola. Sì. Che vengono poi lavorate in Sicilia e confezionate e poi portate in tutta Italia, e compreso il nostro negozio. Quindi ci vantiamo questo piccolo, che era un desiderio mio di lavorare con i prodotti ecosolidali, soprattutto questi di Don Ciotto, di Libera Terra, che poi vi farò vedere nella varietà, sono prodotti veramente di una grande potenza proprio spirituale. Non capisco quello che c'è alle tue spalle, scusami. Allora, qua, questo è un banco che poi a gennaio sarà un banco dove serviremo delle verdure già pronte, ah, ecco. Take away, da portare via. Da portare via. Quindi queste sono le uova, ci tengo anche a questo particolare, sono le uova della Certosa di Serra San Bruno, sì. Meravigliose, senza antibiotici, sono prodotti di grande qualità, e abbiamo quella fortuna di avere questa amicizia con i frati della Certosa che ci portano settimanalmente queste uova fresche. E questi sono dei prodotti fermentati che fanno molto bene all'intestino, sono introvabili. È un prodotto tipico coreano, però fatto in Italia con la qualità italiana, quindi con quelle proprietà nutrizionali che vanno a lavorare sull'intestino, perché oggi l'intestino è uno dei punti nevralgici e delicati del corpo umano, perché è lì che accadono tutti i processi di assorbimento del cibo, di nutrizione del corpo e soprattutto di difese immunitarie, perché se l'intestino non funziona, purtroppo a cascata avremmo difficoltà a a combattere quelle che sono le infezioni, le malattie e anche, ahimè, i tumori. Ecco, io e te ci conosciamo da tanti anni, so che sei entusiasta del tuo lavoro, particolarmente lo fai col cuore. Dimmi adesso una cosa in particolare di cui tu sei orgoglioso per questa nuova apertura. Di aver dato spazio veramente a questi prodotti che tratto da anni, abbiamo trattato in quel punto vendita, abbiamo messo a regime già nel 2013, e meritava la nostra zona, il nostro territorio, ad avere anch'esso un luogo dove finalmente si può fare la spesa completa di prodotti sani, biologici, naturali, con prezzi modici. Ci tengo perché sai quanto tengo al concetto di sostenibilità anche economica, perché capisco le difficoltà che vivono le famiglie, e quindi cerchiamo di dare la possibilità di mangiare biologico anche a persone che magari non potrebbero permetterselo. Come dicevamo ieri, anche in un settore che c'è un po' di più di costo, di prezzo, tu mantieni, diciamo, il livello più basso. Un margine basso, sì, anche perché abbiamo a che fare direttamente con le aziende, quindi non ci sono passaggi, e questo ci permette di avere dei prezzi molto concorrenziali. Quasi a chilometro zero. Sì. Grazie Gianni, buon lavoro e buona continuazione. A Da Maiora si dice. Grazie a voi, a Da Maiora sempre.